Buona domenica dalla redazione di Media News, bentrovati al consueto riepilogo dei fatti principali della settimana. Cominciamo da lunedì 28 ottobre. Guardia di Finanza di Ragusa, contrasto al traffico di sostanze stupefacenti a Vittoria, custodia cautelare in carcere nei confronti di 8 persone. Sin dalle prime ore dell'alba di oggi, i finanzieri del comando provinciale di Ragusa hanno dato esecuzione nell'ambito dell'operazione Home Delivery, supportati da un mezzo aereo del reparto operativo aeronavale di Palermo, a un'ordinanza del giudice delle indagini preliminari presso il tribunale di Ragusa, con cui è stata disposta la custodia cautelare in carcere di 8 persone ritenute responsabili del reato di produzione e traffico di sostanze stupefacenti. I militari hanno inoltre effettuato 10 perquisizioni locali nei comuni di Vittoria e Comiso, presso le abitazioni degli indagati e in ogni altro luogo nella loro disponibilità, con il supporto di unità cinofile antidroghe e antivaluta del gruppo della Guardia di Finanza di Siracusa, nel corso delle quali sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro 6,15 grammi di cocaina, 9 grammi di marijuana, 1.400 euro in contanti, 10 cellulari, nonché materiale vario utilizzato per il taglio e il confezionamento dello stupefacente. Nel dettaglio, le indagini delegate alla Compagnia di Vittoria e alla Procura della Repubblica di Ragusa hanno consentito di individuare una piazza di spaccio dedita al traffico e alla consegna a domicilio di sostanze stupefacenti nel Vittoriese, gestita da soggetti italiani e da un extracomunitario in concorso tra loro. Le attività investigative, corroborate da costanti appostamenti e pedinamenti, hanno permesso di appurare come l'immobile, oggi sottoposto a sequestro preventivo, fosse frequentato da diversi decine di avventori al giorno, con flussi che hanno raggiunto un centinaio di persone nei fine settimana. Alcuni clienti, peraltro, dopo l'acquisto della dose di cocaina, hanno proceduto anche in pieno giorno alla sua immediata consumazione nelle adiacenze del luogo di spaccio. In 10 accerchiano e picchiano due bersaglieri a Lampedusa, coinvolto anche un 25enne della provincia di Lecce, sopraggiunto mentre il gruppo stava aggredendo i suoi due colleghi. Due giovani bersaglieri di 23 anni, entrambi palermitani del 6° reggimento di Trapani, sono stati aggrediti sabato sera a Lampedusa, dove erano impiegati nell'operazione Strade Sicure. Erano in abiti civili e stavano rientrando in caserma. Dopo un immediato soccorso presso il poliambulatorio dell'isola, però per loro è stato necessario il trasferimento d'urgenza a Palermo a causa delle lesioni riportate, seri traumi facciali. Nell'aggressione consumatasi in due momenti, anche un terzo militare di 25 anni, originario della provincia di Lecce, ha riportato lievi contusioni. Nel dettaglio, tre bersaglieri fuori servizio sono stati coinvolti in un alterco in via Roma, nel cuore della movida Lampedusa. Successivamente, mentre rientravano in caserma, sono stati raggiunti da un gruppo di circa 10 persone che li ha violentemente aggrediti. I carabinieri della tenenza di Lampedusa, coordinati dalla procura, stanno conducendo le indagini per identificare gli aggressori e ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Al momento non sembrano emergere collegamenti tra l'aggressione e l'attività di servizio dei militari. Gli investigatori stanno analizzando le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona di Via Roma. Martedì 29 ottobre hanno vinto il concorso nel mese di maggio, ma ancora non sono entrati in servizio. Davanti Palazzo Palagoni a Palermo, la protesta dei 200 lavoratori della RAP. Vediamo. Oggi siamo qui a manifestare proprio per questo, perché crediamo che questi lavoratori che sono vincitori di un concorso pubblico debbano andare a lavorare, servono alla città, servono all'azienda, e in più siamo davanti al paradosso che per un cavillo, una clausola controversa del bando di concorso, queste persone sono in attesa di entrare alla RAP perché appunto vincitori di un concorso, ma nel frattempo non possono avere contratti a tempo indeterminato. Quindi la domanda è come dovrebbero campare, come dovrebbero sbarcare il lunario questi ragazzi, sono per la gran parte giovani con figli e quindi hanno la necessità appunto di trovare un lavoro, ma appunto questa attesa gli vieta di poter lavorare a tempo indeterminato. Quindi chiediamo oggi all'amministrazione comunale, al sindaco Roberto Lagalla, di dare una risposta.
una risposta celere che possa vedere queste persone, diciamo, al lavoro e che possa portare a un piano di ricapitalizzazione di RAP che metta in sicurezza l'azienda ed eviti, diciamo, il peggio. Una mamma a sostenere la figlia che di fatto è vincitrice di concorso ma è a casa senza lavoro. Sì, infatti io sostengo mia figlia, appunto, che ha 30 anni, una bambina, un'altra in arrivo fra qualche mese. E dobbiamo essere sempre noi genitori pronti ad aiutare questi ragazzi, pure se sono sposati. Perché io dico sempre, una quando si sposa deve dare la soddisfazione ai genitori di migliorare la posizione meglio di quella che viveva quando era a casa con noi. Invece non è così che si sposano, si creano una famiglia, però se non ci siamo presenti sempre noi genitori, questi ragazzi non hanno strada, o a meno che avere un futuro fuori la Sicilia. Noi siamo un popolo con i diritti pure a dare il sostegno ai politici di farli salire, però non abbiamo la voce in capitolo di farli scendere quando non fanno niente per la nostra città, per i nostri figli. No, io chiedo di essere, che questi ragazzi vengano messi in condizione di lavorare, se c'è di fare un corso che ben venga, vadano a fare un corso di preparazione, ma devono essere messi nelle condizioni di andarsene a lavorare. Non stanno chiedendo né sussidio né niente, un lavoro che gli spetta di diritto perché sono vincitori di concorso. Si chiama Palermo Concilia, un progetto di welfare integrato di Confesercenti Sicilia che tra le misure principali prevede la realizzazione di un portale che metterà in rete servizi pubblici e privati pensato per migliorare il benessere delle famiglie e delle aziende in un periodo reso difficile anche dall'aumento dell'inflazione. Vediamo di che si tratta. Se dovessimo spiegare in cosa consiste questo welfare integrato e questo progetto? Sì, è mettere insieme il welfare pubblico con il welfare aziendale. Il welfare aziendale è un'opportunità che le aziende hanno di mettere a disposizione delle aziende dei benefit, dei servizi defiscalizzati, decontribuiti, quindi sostanzialmente danno più possibilità, più potere d'acquisto ai lavoratori. Per poter accedere a questo aiuto? Ecco, per poter accedere i lavoratori utilizzeranno un'applicazione dove i buoni spesa che hanno a disposizione verranno utilizzati nei negozi del territorio. Oltre al welfare aziendale, il progetto prevede una mappa interattiva dove i cittadini potranno visionare tutti i servizi presenti nel territorio, sia pubblici che privati, in modo tale da semplificare la loro fruizione. Oggi sempre di più si parla delle difficoltà che le donne hanno nel conciliare la vita lavorativa con la famiglia, si promuovono le azioni per le famiglie, la nascita, noi ci accorgiamo come c'è una denatalità diffusa se non fosse per effetto dei soggetti immigrati. E allora dico, noi come Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali portiamo avanti tutta una serie di iniziative per valorizzare la famiglia e i giovani, quindi il bonus bebè, il bonus matrimonio, progetti finanziati per i giovani, ma sicuramente non possiamo non tenere conto che la donna che decide di lavorare ha necessità di avere tutta una serie di servizi collaterali, perché altrimenti se deve entrare alle 8 al lavoro e i bambini entrano all'asilo alle 9, è chiaro che non riesce a rispettare quelli che sono gli orari e quant'altro. Un nuovo strumento di welfare che vede la partecipazione congiunta di pubblico e privato. Spieghiamo di cosa si tratta. Il partenariato pubblico-privato intanto certamente è lo strumento che maggiormente dobbiamo utilizzare, su cui dobbiamo puntare, perché mette insieme le buone pratiche del privato e la capacità che ha l'amministrazione comunale di rendere operative per tutti le misure. Welfare aziendale, welfare delle pari opportunità, concilia. Palermo e l'amministrazione comunale di Palermo è orgogliosa di essere partner di questo progetto finanziato dall'amministrazione regionale e quindi dall'assessorato regionale alla famiglia, perché è un progetto che insieme va a strutturare una serie di iniziative ed attività che riguardano e si rivolgono alle pari opportunità all'interno di un welfare possibile. Mercoledì 30 ottobre, padre e figlio in manette per tentato omicidio. Due palermitani a gennaio avrebbero esploso colpi di arma da fuoco diretti verso un uomo affacciato al balcone a Villa Abate. Sembrerebbe che tutto ruoti intorno ad una relazione amorosa.
Arrestati dai carabinieri della compagnia di Missil Mary, padre e figlio palermitani di 50 e 23 anni, già noti alle forze dell'ordine, l'accusa di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione, detenzione e porto illegale in luogo pubblico di arma comune da sparo. La vicenda, in base a quanto ricostruito dai carabinieri, risale allo scorso gennaio e ai contorni di una vera e propria faida familiare che avrebbe raggiunto il suo apice a causa della fine di una relazione amorosa tra un ventenne Villa Batese con una coetanea, figlia e sorella degli arrestati, poi rimasta incinta. Sarebbe stata la gravidanza a innescare la reazione dei due uomini che, accecati dall'idea di vendicare l'onorabilità della giovane, avrebbero organizzato una spedizione punitiva recandosi presso l'abitazione del ventenne e, dopo aver fatto affacciare il padre di quest'ultimo al balcone e invitato invano a scendere in strada, avrebbero sparato almeno 6 colpi di arma da fuoco verso lo stesso, 4 dei quali sono penetrati all'interno dell'abitazione senza ferire nessuno. L'attività investigativa condotta dai militari alla sezione operativa di Missil Mary, supportati alla stazione di Villa Abate, sotto il diretto coordinamento della Procura della Repubblica di Palermo, ha consentito di delineare un grave quadro indiziario sostanzialmente recepito nel provvedimento cautelare a carico degli indagati. Dopo le formalità di rito, gli stessi sono stati accompagnati presso la casa circondariale di Palermo, Lorusso Pagliarelli. Sono 85 i comuni e 177 i musei che hanno aderito alla rete promossa da ANCI Sicilia, che ha come obiettivo quello di valorizzare e promuovere il patrimonio culturale regionale nell'ottica di un sistema condiviso. Un punto di partenza importante che cambia anche il concetto appunto di museo, che diventa a cielo aperto. Sì, cambia il concetto, ma poi alle spalle di questa iniziativa, dietro questa iniziativa c'è un ragionamento che parte sicuramente da temi che stanno un po' mettendo in crisi il sistema Sicilia. C'è il tema dello spopolamento, c'è il tema dell'abbandono dei piccoli comuni, c'è la necessità di organizzarsi perché il progetto diventa globale, cioè dire ormai non si possono definire turisti chi decide di viaggiare, ma sono dei viaggiatori che si spostano nel mondo e proveranno a capire dove muoversi e quindi proveranno a trovare quei territori dove hai fatto un buon lavoro, dove troveranno l'aria buona, l'acqua buona, il sistema dei rifiuti che funziona, l'energia rinnovabile, quindi la famosa transizione ecologica. E poi, arrivato lì, vorranno capire, studiare, ricercare le tradizioni di quei luoghi, fare relazioni con il territorio e chi, come strumento meglio di un museo che ha raccolto tutta la storia di quei territori, può raccontare la nostra storia. Ma singolarmente non basta, singolarmente il piccolo museo non riesce ad avere la forza, il piccolo comune, anzi vive un momento veramente di abbandono, i giovani se ne vanno e quindi noi stiamo provando a far capire finalmente che il passaggio è di tipo culturale, fare rete significa metterci tutti insieme, perché la proposta che noi lanciamo come ANCI Sicilia è una proposta che va al mondo, che va a quei viaggiatori che, dicono le statistiche, da qui in avanti nell'arco di 7-8 anni raddoppieranno, da 1 miliardo passeranno a 2 miliardi, dopo il fermo del Covid e delle guerre proveranno a viaggiare nel mondo e noi dobbiamo vincere questa sfida. La vinciamo se riusciamo intanto dal punto di vista culturale a fare rete che serve oggi per raccontare la storia dei musei, del paesaggio, della storia, della cultura, dei percorsi enogastronomici tutti siciliani. E ci mettiamo insieme per raccontare, appunto, per fare una proposta unica, una proposta che colga il segno e che crei quantomeno le condizioni intanto di attrarre gente dall'esterno della nostra regione e che crei le condizioni perché i nostri giovani possano rimanere qui e a dare continuità. Abbiamo questa responsabilità nei confronti delle future generazioni che non possono continuare ad andare via, i residenti scendono anno dopo anno, i giovani più di tutti, quindi questa è un'iniziativa che sì, nasce per valorizzare il museo, per creare le condizioni paradossali che i musei nei comuni il venerdì chiudono insieme ai comuni, quindi poi quando il viaggiatore o il turista vuole andare a visitare trova tutto chiuso perché non è a disposizione. Quindi una serie di situazioni sicuramente specifici dei musei, ma poi dietro c'è tutta un'azione socio-economica che è importante. Giovedì 31 ottobre, dimensionamento scolastico, salari troppo bassi, sovraccarico di lavoro del personale ATA ed ancora precarietà, dispersione scolastica e povertà educativa sono alcune delle principali motivazioni dello sciopero nazionale indetto dalla FLC-CGIL nazionale per tutto il personale del comparto istruzione e ricerca, anche a Palermo, sit-in davanti la sede della prefettura. Sciopero! 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 Sciopero!
Noi siamo in piazza perché questo è un paese che non vuole investire sul futuro, perché quando si tagliano gli organici della scuola, quando siamo giunti al punto che siamo arrivati a 250.000 precari, quando siamo arrivati al punto che si fa un taglio lineare dei ministeri del 5% delle risorse che impatteranno significativamente sui servizi, quando non si investe sull'istruzione, sulla formazione, sull'università, sulla cultura, sulla ricerca, e quando soprattutto si propone un rinnovo contrattuale in cui, a fronte di un'inflazione del 17%, si propone appunto un rinnovo al 5-7%, quindi con una perdita di potere d'acquisto per gli insegnanti, per tutti i lavoratori e lavoratrici del mondo della scuola, pari al 12%, significa che non si vuole davvero investire sul futuro di questo nostro paese. Siamo qui per ribadire il nostro no alle scelte politiche di questo governo, del ministro Valditara, rispetto al sistema di istruzione del nostro paese, perché abbiamo delle forti criticità che sono caratterizzate da una serie di elementi che sono, per esempio, l'emergenza salariale, cioè il problema legato al dimensionamento scolastico, il precariato che è fortissimo in Italia, parliamo di circa 250.000 precari, e c'è il problema dell'autonomia differenziata, insomma tutta una serie di criticità che hanno una valenza di carattere nazionale. Una chiamata collettiva per rivendicare i diritti. Una chiamata collettiva è una chiamata per questo Paese. Noi oggi scioperiamo perché questa manovra di bilancio non solo non ci soddisfa, ma manda indietro il Paese. Ai lavoratori viene tagliato il salario del 12%, perché gli stanziamenti che fa il governo incrementano di solo il 6% il loro salario a fronte di un'inflazione nell'ultimo triennio del 18%. Quindi di fatto si traduce in un taglio dei salari. E poi scioperiamo perché il governo taglia gli organici alla scuola, meno 5.600 docenti e 2.000 personale ATA, quindi aggrava le condizioni delle scuole, e scioperiamo anche perché il rinnovo del contratto è un diritto dei lavoratori, e con queste risorse non ci sono le condizioni per rinnovare il contratto. Siamo qui e abbiamo scioperato oggi convintamente per dire, perché intanto abbiamo la scuola pubblica statale, per dire no all'autonomia differenziata che ci taglia maggiormente, ci mette fuori, e per dire no ancora all'aumento dei precari, perché ci sono tantissimi precari che verranno tagliati e messi fuori dalla scuola. La scuola statale ha bisogno di tante cose, e invece cosa ci troviamo? Troviamo il dimensionamento che peggiora la situazione delle scuole, che aumenta i carichi di lavoro nelle segreterie, ai dirigenti, agli insegnanti, aumentano le problematiche dei nostri alunni, ma non troviamo da parte di questo governo le soluzioni, troviamo solo tagli. Questo sit-in è per tutti i lavoratori. E noi, perché siamo molto seccati che la nostra dignità lavorativa è stata attaccata dal governo e dagli organi anche politici di Palermo, e nel senso, intendo dire, ambiti, INPS, perché questo lavoro di passo, noi stiamo lottando per evitare che le scuole abbiano sovraccariche, e soprattutto il lavoro delle pensioni dei dipendenti della scuola. Falcone e Borsellino, il fuoco della memoria, il docufilm prodotto da Tele One, continua il suo fortunato viaggio per le città italiane, da Verona alla Sicilia, numeri da record. Numeri record per il docufilm Falcone e Borsellino, il fuoco della memoria, prodotto da Tele One, coprodotto da Biondani TMG, Digital Identity e PSC Proger Smart Communication. La pellicola, commissionata dall'Università di Palermo, spopola negli ambienti più diversi e tocca numeri record soprattutto tra gli studenti. Da Verona alla Sicilia, quasi 2.000 ragazzi in poco più di una settimana hanno visto e commentato il docufilm sui due magistrati siciliani uccisi da Cosa Nostra. Nella sola Verona il coproduttore TMG Biondani ha raccolto attorno alla pellicola quasi 800 studenti, il sindaco e rappresentanti della società civile in una due giorni dedicata al docufilm. Sono state due giorni molto emozionanti, il 29 e il 30. Il 29 la serata dedicata alle istituzioni e al popolo veronese, mentre per quanto riguarda il 30 ai ragazzi.
Nella prima serata c'erano istituzioni che appunto riguardavano Guardia di Finanza, Carabinieri e la presenza anche del sindaco. Tra il pubblico però c'erano anche tanti ragazzi che hanno voluto approfondire loro stessi, magari non invitati, nella giornata del 30. Il 30 invece è stata la giornata dedicata assolutamente solo ai ragazzi, per una giornata che abbiamo organizzato in un cinema, il cinema della scuola Listimate, in cui erano presenti 400 ragazzi di scuole medie e superiori, tra le seconda e la terza media e la prima e la seconda superiore, e in totale abbiamo fatto un calcolo che questo docufilm è stato visto appunto tra circa 800 ragazzi. Biondani, lei è coproduttore di questo film, perché ha scelto in una parola di dire sì e contribuire a coprodurre il film su Falcone e Borsellino? Lei da veronese. Da Veronese, da Impresa Edile Costruzioni, che sembra strano che appunto possa aver partecipato a questo progetto, perché bisogna costruire qualcosa nel sociale. Questo film sicuramente aiuta a mandare un messaggio al civico, ai ragazzi, e per me quello è stato il motivo per cui ho voluto partecipare a questo progetto. Per noi dell'Università di Palermo la partenza del docufilm Falcone e Borsellino è stata una grande sorpresa, una grande gioia, perché nel giro di pochissimi giorni il documentario è stato trasmesso sia a nord che a sud Italia. Qua a Palermo è stato trasmesso al liceo Gonzaga, anche a Enna è stato trasmesso all'Università Core, con la partecipazione degli studenti del liceo Colaianni. Più di 15.000 persone hanno assistito all'inizio al Falcone Borsellino, con una grande partecipazione, grandi domande a non finire, immedesimazione e tanta voglia di raccontare questa storia, che forse fino adesso era mancata. Era qualcosa che mancava nel panorama scientifico e anche un po' della nostra cultura italiana, e finalmente è venuto fuori. Ed siamo particolarmente felici e contenti di questo, del successo che sta avendo in pochissimo tempo. Speriamo e siamo sicuri che nei prossimi giorni queste proiezioni e questo successo continuerà. Venerdì 1 novembre all'ARS è approvata la nuova legge sulla casa, che consentirà ai cittadini siciliani di usufruire degli stessi benefici di legge previsti nel resto del paese. Vediamo. Con la nuova legge sulla casa approvata all'ARS si sono allineate le norme di gestione del territorio alle nuove regole in materia introdotte a livello nazionale dal governo di Giorgia Meloni. Da oggi, grazie al contributo costruttivo e determinante di Fratelli d'Italia e dell'assessore Giusi Saverino, i cittadini siciliani godranno degli stessi benefici di legge previsti nel resto del paese. Questo provvedimento razionalizza e semplifica una materia, quella dell'edilizia, che interessa migliaia di famiglie. Con il recepimento da parte della Regione Siciliana della Salva Casa Nazionale vengono introdotte una serie di misure che regolarizzano alcune difformità, sbloccando il mercato immobiliare. Si innesca così un circolo virtuoso che non soltanto consentirà ai cittadini di sanare alcune irregolarità, ma porterà alle casse dei comuni nuovi introiti da impiegare sul territorio. In Sicilia, tappa a Palermo della Road to Social Change and Banking Academy di Unicredit, dedicato alla fiera del turismo. Il tema della sostenibilità sta diventando sempre più centrale in tutti i settori dell'economia e rappresenta un'opportunità chiave per il nostro paese. Infatti anche il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza gli dedica un focus importante sul tema della transizione sostenibile. Non si tratta di un passaggio semplice, richiede appunto un cambio di paradigma, quasi una trasformazione culturale, però per alcuni territori, anche la Sicilia in particolare, diventa una necessità imprescindibile se vogliamo recuperare il gap nei confronti delle altre regioni. Declineremo il tema della sostenibilità sul settore del turismo, che rappresenta per la Sicilia un volano strategico di sviluppo dell'economia. Pensate che circa 23.000 imprese operano in Sicilia nel settore, se lo consideriamo allargato anche alle agenzie di viaggio, ai tour operator, all'alloggio, alla ristorazione, e rappresentano circa il 6,6% del totale delle imprese a livello nazionale, generando un valore della produzione
di oltre 6 miliardi e mezzo di euro, quindi significa largo circa il 6% del fatturato a livello nazionale del settore. Il turismo in Sicilia sta vivendo negli ultimi anni un percorso di crescita, come lo vediamo anche dai flussi passeggeri dei principali aeroporti che sono nella top 10 a livello nazionale. Probabilmente già quest'anno Palermo potrebbe raggiungere anche i 9 milioni di passeggeri, a Catania addirittura i 12 milioni. Quindi tutto bene? Beh, insomma, le realtà in Sicilia che operano in questo settore hanno davanti molteplici sfide strutturali, che è quella della crescita dimensionale. Solo l'1,7% delle imprese in siciliane che operano nel settore superano i 2 miliardi di fatturato. Altre derivanti anche dalla mancanza di capacità di destagionalizzare i flussi, e quindi le presenze, il 72% delle presenze in Sicilia avviene tra maggio e settembre, e poi ci sono le sfide della doppia transizione, digitale e sostenibile, che sono due opportunità importanti, perché il viaggiatore moderno, soprattutto internazionale, vuole un turismo che sia sostenibile e oltretutto sceglie normalmente le sue mete attraverso l'utilizzo dei canali digitali. Sabato 2 novembre, commemorazione dei defunti, ascoltiamo l'assessore comunale ai lavori pubblici di Palermo, Totò Orlando, in merito ai servizi della struttura del cimitero dei Rotoli. Abbiamo acquistato una serie di mezzi che sono utili al decoro e alla funzionalità. Abbiamo macchinine che possono accompagnare le persone anziane, montascale per accedere alle aree meno facili, abbiamo comprato una spazzatrice, abbiamo comprato tutta una serie di attrezzature che ci consente di tenere il cimitero pulito con meno personale, e soprattutto abbiamo dotato tutte le fontane di acqua, abbiamo comprato 80 scale che sono presenti in tutti i locali del cimitero, i bagni sono funzionanti, per questi giorni di festività implementiamo il servizio con bagni chimici, sarà presente del personale della protezione civile che accompagnerà e darà indicazioni anche rispetto a una serie di aree che sono, non dico interdette, ma inibite al passaggio perché ci sono lavori. In questo cimitero momentaneamente ci sono quattro opere importanti, sono la costruzione del nuovo forno crematorio, interventi di riqualificazione, la realizzazione della fognatura e la messa in sicurezza di alcuni muri. Quindi diciamo il cimitero si presenta pulito, in condizioni ottimali e con la prospettiva di diventare sempre più efficiente. Tanto abbiamo il vecchio in funzione già da un anno e mezzo, diciamo abbiamo recuperato il vecchio forno. Questo pensiamo che entro la fine del 2025, massimo i primi mesi del 2026, potrebbe entrare in funzione il nuovo forno. E parliamo di spettacoli. Al Teatro Al Massimo di Palermo, Drusilla Foer ha aperto la stagione con la pièce teatrale Venere Nemica in scena fino al 9 novembre prossimo. Voi mortali siete così interessanti, siete capaci di creare e subito dopo distruggere, di amare e poi di odiare, siete deliziosamente irragionevoli. Questa è una Venera che ha in sé un piccolo rancore, un conto da far tornare con l'umanità, e quindi va nel teatro, che è il luogo dell'ascolto per la tradizione greca, e vuole far sapere come sono andate le cose nella favola di amore Psiche, che è una favola, non è un mito, che è un mito romano tra l'altro. E quindi abbiamo una Venere che sta volentieri tra gli umani, che si mette volentieri un paio di rogivivie, che non ne può più dell'umidità, dei parenti orrendi, e gli piace dell'umana gente, quella brama di vivere che è possibile solo se sai di dover morire, e quindi cerca di assomigliarci un po', perché gli stiamo simpatici, che credo sia la cosa più carina per un dio, avere della simpatia per i propri fedeli. Una Venere appunto che decide di essere mortale, e sono tanti gli argomenti che vengono trattati, dalla suocera alla nuora, ma non so. Dalla bellezza, dal rapporto con l'amore, dalla durezza, al passare degli anni,
ci prende in giro, che a volte ci tratta un po' da sciocchi, ma tratta da sciocca anche se stessa. È un lavoro che mi piace tantissimo, che mi emoziona tantissimo fare, è pieno di tenerezza e pieno di anche di vigore. È un lavoro che ecco, questa è una cosa che io andrei a vedere al teatro. Il rigore della prosa però trattato con leggerezza, un po' la tua cifra stilistica, ed è questa la chiave del successo. Hai fatto sold out anche qui a Palermo. Vabbè, poi Palermo mi ama, io amo Palermo, ora non vedo l'ora di andare a mangiare la carne per la strada abbrustolita sulle reti da letto che mi condiscono l'insalata, che è una cosa detesto, condire l'insalata, invece danno il piattino. Amo Palermo, ci sto molto bene, mi sento a mio agio, credo per un sesto di essere anche un po' palermitana, e quindi viva Palermo, una città, è una città come per me è il Cairo, Istanbul, sono delle città che io amo tanto, questo tipo di Livorno, sono tipi di città che amo. Siete molesti, io torno da Palermo sempre con 7-8 kg, no, devo stare molto attento a voi palermitani, perché siete un po' sì, nocivi per la linea, e insomma io dovendo fare anche un po' la Venere, la Bella, già sono in uno stato che mi ci vuole tutto il mio coraggio, se poi comincio a ingrassare, via. Ed è tutto, grazie come sempre per averci seguito, ancora a tutti voi, una buona domenica.